c'è un gruppo dove si parla dei parlamentari a 1500 euro al mese. E quindi, e mentre tagliano per esempio alla ricerca o alla solidarietà sociale, dove cercano di riparare attraverso piccoli riferimenti, piccole elemosine sparse un po' a tanta gente. Ma Facebook come può aiutare questo? Luca Spadaro, non è diffuso molto in Italia, ma una delle funzioni di Facebook è quello di sponsorizzare cause. E c'è una funzione precisa che sponsorizza le cause. In America è molto diffusa, tant'è che la campagna elettorale di Obama è stata basata su piccole donazioni, e parte di queste piccole donazioni erano fatte sulla rete e direttamente su Facebook, cosa che non è possibile fare ancora in Italia, ma c'è una funzione che per le campagne presidenziali americane garantiva ai candidati la possibilità di raccogliere i fondi in rete. Questa è una delle funzioni, così come ci sono molte associazioni che sponsorizzano le loro raccolte fondi su Facebook. È uno strumento da questo punto di vista utile ed eccezionale anche per fare conoscere a tanti delle cause. Io faccio un esempio. Qualche mese fa, a proposito di ricerca, quando si è discusso dei tagli all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato promosso su Facebook un gruppo a sostegno dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Che noi stiamo raccogliendo giocattoli su Facebook per il Natale, per alcune, per poterli mettere a disposizione delle parrocchie in tutte le province. Abbiamo attivato dei gruppi. È uno degli utilizzi principali. Torno a Palermo, Alessio Vassallo. Sì, direttore. Noi abbiamo avuto tutto il tempo per riuscire un po' qui a sbirciare Facebook, a parlottare tra di noi. Tra l'altro ci sono due messaggi su un altro gruppo che avevo creato nel pomeriggio. Insomma, salutano Eva, ecco, una ragazza simpatica, biondina, ciao Eva. Ma quello che volevo chiedere io ad Alessio Vassallo è che comunque questo sistema, lui aveva parlato all'inizio di una sorta di Facebook vetrina. Ma poi ha fatto un commento invece su quello che riguardava l'incontrarsi e il pararsi, è un paravento per poi incontrarsi dopo nella vita reale. Ha fatto un riferimento molto preciso, ma vorrei che lo ripetesse anche a voi in studio. Intanto io concordo con quello che avete detto prima in studio di Facebook e di internet in generale, che è una ricerca continua, una possibilità di ricerca, di avere informazioni in tempo reale in una frazione di secondo. Quello che un po' mi preoccupa, e poi è molto utile appunto come potrebbe essere una vetrina per scambiarsi delle informazioni, per avere informazioni, però la cosa preoccupante è appunto la possibile superficialità di Facebook. Non sono d'accordo quando si dice che è uno strumento caldo, perché questa superficialità, l'altra volta leggevo un articolo di Baricco su Facebook, su Google, su internet, e lui parlava di multitasking, che è carinissima questa cosa. Dice alle mamme: non stupitevi se un giorno vedete il vostro figlio di 12 anni che con le dita chatta su Facebook, ascolta l'iPod e intanto gioca anche al PlayStation. Cioè, nel senso, fa 2000 cose senza andare mai in profondità. E anche questa, la parola amico, che viene alcune volte un po' bistrattata, perché dice: quanti amici hai? Più di 200. Cioè, vorrei vedere in che rapporto si sta con questi amici, perché magari sono soltanto amici come gli amici che uno può conoscere in vacanza, cioè quell'amico con cui ti scambi due righe o due parole e finisce una comunicazione. Quindi il rischio è questo, comunque, di avere dei rapporti interpersonali. E concordo con, ora l'hanno inquadrato con David, quando dice attenzione anche all'isolamento. C'è il rischio di isolarsi e stare lì tutta una giornata per tentare una comunicazione, mentre se viene usato come mezzo, quindi non ci si fa usare da Facebook, ma si usa appunto per mettere un evento, magari una persona deve presentare qualcosa, deve fare una lettura o dare un intervento importante per la comunità, allora si usa come mezzo e questo evento viene comunicato a tutti. Però secondo me attenzione a farsi usare da questo mezzo più che usarlo. Ma una domanda veloce, direttore. Grazie, Pietro. Grazie, in questo momento è l'orario in cui io ricordo che questa trasmissione si chiama Prima Pagina, e lo faccio perché è il momento in cui mi collego con il nostro quotidiano La Sicilia, scendo giù di un piano dunque e incontro Saretto Magri, mi pare, vero? Sì, buonasera. Buonasera, Saretto. Eccoci qua alla Prima Pagina ancora in